I bambini sono assolutamente nel mio cuore, tant'è che anche come diceva lui a Monza, politiche concrete per la famiglia l'abbiamo fatta, perché secondo me, uno, chi ha una famiglia sa cosa vuol dire tenere in piedi una famiglia. Purtroppo anche i vari governi di tutti i colori non è che con la famiglia facciano chissà che cosa. E ad esempio noi a Monza abbiamo messo in atto un buono per le famiglie numerose, 104 famiglie numerose ricevono 3.000 euro che poi l'utilizzano in modo concreto, che poi la gente non è che ti chiede chissà che cosa, vuole avere una persona che ti stia vicino, che capisca i tuoi problemi e che in modo concreto, io dico anche per bene, possa rispondere alle tue domande, ai tuoi desideri, a quello che è la vita quotidiana. È questo che la gente vuole sostanzialmente da un politico. Dopo è ovvio, io potrei parlarvi dell'Expo, della sussidiarietà, ma secondo me dobbiamo sempre, che sono importantissimi, però secondo me noi dobbiamo sempre più toccare il cuore della gente sui problemi veri. Forse io sono un po' deviato perché avendo fatto facendo l'assessore ai servizi sociali di Monza, soprattutto quest'anno è stato un anno terribile, perché la crisi c'è anche nella nostra terra. Noi abbiamo i clochard a Monza, ci saranno anche qui, sono tutti italiani, molti sono papà separati, le famiglie non ce la fanno, e secondo me una politica seria è di aiutare le nostre famiglie, aiutare in modo concreto le nostre famiglie. E sicuramente la regione è un posto dove, rispetto anche alle molto spesso esigue risorse dei comuni, qualcosa di più concreto a favore, si dice sempre, del bene comune e delle persone come noi, si può fare.